ci troviamo a Pessola alla festa Sotto le Stelle. Questa sera c'è una quantità di gente, peccato per ieri sera perché con il brutto tempo non hanno potuto fare la festa. Comunque la serata è molto bella, il cibo ottimo e adesso incomincerà l'orchestra di Marco e Alice e sicuramente la pista si riempirà. Buon divertimento a tutti! Allora, abbiamo i ragazzi dell'orchestra Marco e Alice, quindi la serata si prospetta all'insegna dell'allegria. Marco, allora, ci siamo. Questa sera il vostro repertorio sarà grande, vero? Siamo pronti per una grande serata, per accontentare insomma un pochino tutti, perché qui a Pessola sono grandi amanti della tradizione, però insomma, tenendo sempre presente comunque anche le grandi cumbie, il grande repertorio italiano, internazionale, insomma cerchiamo di accontentare sempre un pochino tutti, ce la mettiamo tutta. Bene Alice, hai sentito già Marco cosa ha detto? Tu so che con la tua voce spaccherai sicuramente anche stasera. Innanzitutto buonasera a tutti, io ti ringrazio perché è un bellissimo complimento, ce la metterò tutta, ecco. Diciamo che è sempre un grande piacere essere a Pessola, ormai è una tradizione da diversi anni, quindi insomma, forza Pessola, ce la mettiamo tutta, via! Bene ragazzi, fra poco iniziate. Siamo pronti, siamo pronti. Salutiamo, ringraziamo anche l'amico Luciano, Francesca, tutto il grande staff che come ogni anno ci accoglie veramente in maniera stupenda. Noi siamo felicissimi di esserci anche quest'anno. Assolutamente, ringraziamo anche tutta Valceno Web, gli amici che ci seguono. E niente, noi siamo pronti, insomma, non ci resta che ballare e divertirci. In strada ce n'è ancora tanta, sai, sì lo so, vedo una cantina che mi potrà togliere sete forte. Lascio qualche peso al cantiere che non parla mai. Accanto a me c'è un gringo, uno straniero, mi chiede me dove vai. E forse quel che cerco neanche c'è. Non so dove sei. Starò cercando lei o forse me. Non è mica finita, eh? Dai, dai, che ci siamo qua. E qua ci troviamo al reparto grigliatori. Dunque, stasera ti vedo in un'altra veste. Sì, questa sera sono qua per insegnargli un po' ai parmigiani come si lavora la carne. Avete sentito? Che io, dopo aver lavorato per 40 anni nella Proloco Casali, mi sono permesso, ma ho visto che... Ho visto che non hanno niente da imparare, sono forse più bravi di me. Benissimo. Allora, tu cosa stai facendo? Sto servendo le porzioni. Ogni tanto ci scappa una boccatina? Ogni tanto succede, dai, devo dire, ammetto. Benissimo, è molto invitante, eh? Allora, qui abbiamo video. Accecato dal fumo e presto anche dall'alcol. Ah sì? Intendi fare una bella serata? Spero di sì, se mi danno da bere quei bastardi qua. Bene, detto, tu... Hanno detto che non me ne vogliono dare. No, perché devi rimanere lucido per i salamini. No, per adesso non me ne danno sicuro. Speriamo che me ne diano dopo. Beh, ti lascio perché qua ci stiamo fumicando. Mangiamo. Tu come ti chiami? Io mi chiamo Federico. E tu cosa fai stasera alla festa? Io aiuto a distribuire le porzioni della griglia, però volevo, su Valceno Web intanto fate dei video abbastanza carini e vi devo ringraziare. Grazie a te che ci segui. Perché mi piacciono anche queste cose. Poi volevo dirvi che questi signori qua della griglia, sì, adesso a parte gli scherzi perché è normale, certo, che ci siano, ma sono veramente la squadra più valida e affiatata di tutta la festa. Benissimo, grazie, grazie tanto. Io vi auguro buona serata. Anche a te, grazie. Walter, allora, sei venuto su dalla Bassa per aiutare. Dalla Bassa per fare questa cosa. Beh, sai, io sono originario di questa zona, per me è sempre questo un momento importante per fare delle cose insieme agli amici. E questa è veramente una squadra doc, veramente. Infatti, ascolta, ma tu aiuti tutti gli anni? Sì, tutti gli anni. Tutti gli anni. Solo questa cosa però facciamo, solo la griglia. Noi solo questa cosa. Benissimo. Specializzati in questa cosa. Grazie. Ciao. Certo.
abbiamo quello che ha detto proprio alle cose importanti. Ti chiami? Pietro. Pietro, allora, tu sei addetto alle costine? Sì, 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 sì. Anch'io da molti anni che vengo qua. Sì? Sì, sì, sì. Sono di origine i miei di qua e allora io vengo tutti gli anni con lui a fare la guidata qua. E abbiamo il fuochista, questa sera abbiamo il fuochista, vieni qua, ma girati, abbiamo Matteo che stasera è in un'altra veste ancora, ma tu sei l'uomo delle mille risorse. Ma sì, io faccio poco, ma dappertutto, mettiamola così, dai. Ascolta, tu stasera sei addetto al fuoco? Sì, ma vedi che mi rubano il lavoro, quando parlo con voi c'è uno che mi fa le scarpe. No. Qua funziona così, è una terra di lavoranti, ti rubano il lavoro sotto gli occhi. Va bene, allora, guarda, ti lasciamo andare perché quello lì veramente fa sul serio. Guarda, sì, dopo io non ho più lavoro l'anno prossimo, quindi mi dispiacerebbe. Ciao Matteo. Ciao, buon lavoro. Ciao, ragazzi. Grazie. E siamo al reparto bar e guarda chi troviamo, Giuseppe Pellegrini. Ciao Giuseppe, allora, l'altra sera eri impegnatissimo con delle panche, stasera cosa fai? Faccio il barista, come tutti gli anni. No, oltre che il barista, uomo immagine? No, assolutamente, una volta forse, ora non più. Beh, insomma, tanti anni, no. Spero che ci siano tanti giovani che possano fare quello che magari ho fatto io da giovane, ecco. Beh, ci saranno. Ma secondo me tu sei stato un po' più unico che raro. No, no, questo assolutamente no. Uguale a tutti gli amici miei, non esageriamo. Abbiamo Luigi Upimitti che questa sera è qui addetto a che cosa? Al bar. Al bar, ma hai visto che facevi del caffè? Caffè. Si parla del caffè perché chiaramente ci siamo divisi i compiti per riuscire a servire meglio la clientela nel modo più, diciamo, rapido che possiamo fare. Certo. Tu hai tanti anni che fai parte dell'associazione? Ma guarda, da quando è nata noi abbiamo sempre fatto parte dell'associazione. Prima eravamo Corticella, poi naturalmente dopo qualche anno si è verificato il problema che ovviamente il posto non era più ideale, abbiamo trasferito qua e adesso stiamo facendo la festa in questo campo sportivo, ex campo sportivo, che a suo tempo si era fatto come campo sportivo. Allora abbiamo Massimiliano Pellegrini, che stasera tu sei addetto alle magliette, vedo. Stasera sono addetto alle vendite e abbiamo qua un cliente, Renzo, che mi ha appena comprato la t-shirt e gliela devo dare, cosa dite voi? Certo, certo. Eccola qua Renzo. Ascolta un po', ma queste magliette c'è una persona in particolare che le fa, vero? Ma queste le facciamo, sì, le facciamo noi, però sì, le facciamo noi, la mia attività, ecco. Massimiliano le fa queste magliette? Sì, ecco, non volevo pubblicizzarmi, sì, comunque le faccio io con la mia attività. Sono molto belle. Grazie, mi fa molto piacere. Dunque, a lei, scusi. Renzo, come mai hai preso questa maglietta? Perché ho visto prima, l'ho presa per il bambino di, guarda che bella, la piccolina, per mio nipotino. Bellissima. Ma che bella, che ha 6 anni. E poi ho visto queste, mi è piaciuto il disegno, anche se io ho 99 anni. Vale. Ho sbagliato, 69 anni. Renzo, è grande re. Ascolta Renzo, cosa ne dici della festa? È bellissima. Molto, 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 molto. E sono preparati bene, guarda, sul serio, Adesso non racconto. Grazie. Male, perché io vengo da Contile, io sono di Contile, non di Pesola. Però i parenti a Pesola, c'è la mia la Dina che abita qua, che ha 97 anni. Lei sì che ha 97, io no. Va bene, grazie Renzo, buon divertimento. E abbiamo qui il mio carissimo amico Rudy, allora. Tutto bene? Ma sì, tutto bene. Cosa ne dici della festa? Ma guarda, la festa qua è sempre molto bella, sicuramente. Stasera mi ha fatto piacere venire, mi dispiace molto per ieri sera, perché comunque nessuno si aspettava un'intemperie del genere. Dai, infatti. Molto bello, vedo che c'è pieno di gente. Dai, speriamo che... Sì, beh, duri la lunga o no? Dai. Certo, poi però ti voglio vedere in pista. Mi vuoi vedere in pista? Certo. Dai, proverò, sono un po' arrugginito, comunque dai. Cercherò di dare il massimo, va bene? D'accordo, okay, grazie, bene. Buon divertimento. Grazie a te, ciao. Bene, siamo con Mauro che è praticamente l'organizzatore della cucina, vero? Seguo la cucina, ma c'ho uno staff meraviglioso. Stanno lavorando tutti alacremente, ma veramente alla grande. Sono contentissimo. Mauro, stasera il menù cos'era? Il menù abbiamo tortelli d'erbetta, arrabbiata, fusilli all'arrabbiata e fusilli
con pesto rosso. E di secondo? Di secondo abbiamo la grigliata mista di carne di maiale, poi abbiamo il salume, abbiamo torta fritta, patatine e poi c'è la torta dolce. Ascolta Mauro, sai più o meno quanti coperti sono andati finora? Ma io, dunque, qui noi abbiamo circa 600 posti a sedere. Abbiamo fatto alcuni tavoli ancora, quindi penso che saremo sui 700 e poi stiamo andando ancora. Due domande al cuoco, veloce, perché è impegnatissimo. Come sta andando? Bene, molto bene. Adesso cosa fai? Adesso faccio cuocere i tortelli. Il tuo nome che non me lo ricordo mai? Massimo. Massimo. Bene, vedo che stai andando alla grande. Sì. Ok, ti lasciamo al lavoro, ciao. Grazie. Abbiamo Luciano Tibaldi, vicepresidente, che è molto impegnato. Ci rubiamo proprio due secondi. Il tuo parere, come sta andando la serata, Luciano? Sono preoccupato perché sto facendo il cameriere. Addirittura? Potrebbero essere danni, però è necessario perché... C'è una marea di gente. Siamo quasi a 800 coperti. Alla grande! Che... Penso che potrebbe essere uno, forse il record della festa sotto le stelle stasera. Davvero? Potrebbe essere, sì. Ma adesso bellissimo. Sì. Adesso si vedrà, però. Forse dovuto anche un po' di merito a Daniele Cordani ieri sera, che ha lasciato pista libera, purtroppo. Purtroppo. Beh no, no, forse sì, forse tanta gente che non è venuta ieri sera è venuta stasera. Vabbè, quello sì. Sì, si sarebbero divise un po' nelle due serate, invece sono tutti qua. Abbiamo qui a Pesso la festa sotto le stelle anche il sindaco di Bedonia. Sì. Serpaglia, vero? Esatto. Come mai il signor sindaco è venuto qua? Ma siamo venuti a trovare qualche amico di Pessola, Stefano Piminti e suo padre, insomma è venuta un po' la compagnia di Bedonia della famiglia Piminti, quindi siamo venuti volentieri. Ascolti, cosa la sua opinione su questa festa? Beh, molto bella, organizzata direi perfettamente, con un servizio al tavolo veloce, insomma siamo appena arrivati quindi adesso ci adattiamo alla festa, mangiamo e poi andiamo a ballare. Vabbè, si butta nel ballo? Certo, certo. Guardi che la seguiamo, vogliamo vederla. Volentieri. Bene, grazie, buona serata. Salve. Buona serata. Sento ancora il suo profumo che tormenta l'anima. Non mi fa vivere, quasi quasi mi telefono, dai faccio il numero e suona libero. Scusa amore un minuto, è per dirti ti amo, senza te non resisto. Abbiamo la rappresentanza del comune di Varsi e abbiamo il vice sindaco Amedeo Pini. Tutti. Buonasera a tutti. Amedeo, tu sei venuto alla festa, cosa ne pensi di questa festa? Ma allora, a dire la verità, dovevo venire anche ieri sera perché ero di servizio con l'ambulanza, poi visto le condizioni climatiche, vabbè, è stata rimandata. Però naturalmente c'è da fare i complimenti a tutti questi ragazzi, ne ho uno qua vicino perché sono un'ottima organizzazione, una bella festa, un bellissimo posto. E quindi tanti complimenti a questi ragazzi, non c'è nient'altro da dire, credo. Va benissimo, assessore, se non sbaglio, Vito, io il cognome non me lo ricordo, scusami. Serventi, ecco. Tu è la prima volta che vieni qua a questa festa oppure sei venuta altre volte? No, non è la prima volta, abito a Contile, quindi ci scambiamo continuamente nelle feste, quindi è stata una gran bella festa, è una festa dove c'è una grande partecipazione, un pochino sfortunata per quanto riguarda il meteo di ieri sera. Complimenti anche da parte mia, da parte degli organizzatori e da parte anche di tutti coloro, so con tanto sacrificio, che sono arrivati a mettere in piedi questo avvenimento e questa cosa, quindi buona serata, buon divertimento a tutti. Grazie, buona serata anche a te. Abbiamo il tecnico che si è occupato un po' di tutti i lavori che sono stati fatti in quest'area feste. Abbiamo il geometra Ferrari, Corrado. Allora Corrado, cos'hai dovuto fare per mettere a norma tutto questo posto? Sono state seguite le normative, diciamo, nazionali dei vigili del fuoco, nonché dell'USL, dell'ARPA e tutto quanto.
fondamentalmente ci siamo occupati più che altro dell'aspetto della sicurezza, che è la cosa più importante, la sicurezza del pubblico e delle persone che lavorano qui in questa festa. Abbiamo dovuto mettere a norma gli impianti, parliamo di impianti elettrici, impianti gas, impianti della cucina, tutto quanto può essere fonte di pericoli. E poi ci siamo occupati anche delle vie d'uscita, per dare la possibilità, nel caso, che non succederà sicuramente, ma nel caso di un imprevisto, la gente possa uscire in sicurezza, in tranquillità, con le uscite illuminate, con le uscite agevoli e tutto quanto, e poi anche all'interno della festa, che tutte le attrezzature, gli impianti fissi e temporanei che sono stati installati per questa festa siano esattamente a norma, sono stati certificati da tecnici dal punto di vista del gas, dell'elettricità e nonché da ingegneri che hanno valutato e dichiarato che tutto è regolare per quanto riguarda il palco, la cucina, il bar, tutto l'impianto, tutto quel che vedete è stato tutto esaminato punto per punto e l'abbiamo messo a norma noi. Bene, quindi avete lavorato per mettere tutto in sicurezza. Questa è la cosa principale. E poi per poter arrivare a stasera, che è veramente una bella festa. È stata tutto bene. Bene, ed eccoci qua, siamo in un banchetto dell'associazione Noi per Loro, dell'ospedale pediatrico di Parma, e abbiamo qui una signora che passerà tutta la sera, immagino, qua seduta a distribuire i biglietti della lotteria. Quindi tu sei? Io sono Sara e sono un'infermiera dell'onchematologia pediatrica. E sì, abbiamo allestito questo banchetto, ma ho anche tanti aiutanti, la signora che è una volontaria, appunto per vendere dei biglietti della lotteria. Il ricavato è finalizzato alla ricerca sull'epatocarcinoma. E inoltre abbiamo anche palloncini, braccialettini, un gadget da distribuire. Anche perché questa per voi è una cosa molto importante, perché si aiutano dei bambini. Sì, perché con il ricavato delle offerte aiutiamo i bimbi del reparto di oncomatologia pediatrica. Certo. E quindi oltre alla raccolta dei fondi per quella ricerca vengono utilizzati proprio per aiutare i bambini malati che sono ricoverati da noi. E abbiamo qui la signora che è una volontaria di Noi per Loro. Si chiama signora Marisa. Lei da quanti anni fa la volontaria in questo campo? Circa 4. 4 anni? Sì. E abbiamo praticamente il perno del circolo La Costa di Pessola, perché abbiamo il presidente Andrea Pelosini. Andrea, è stato un successo questa sera la festa? Buonasera, sì. Purtroppo ieri, come sappiamo, ma non per nostra volontà, il tempo ha fatto sì che la festa venisse annullata. Questa sera abbiamo recuperato alla grande, devo dire che c'è stata una grande affluenza, la gente è molto soddisfatta, un grande ritorno e sicuramente, come appunto ha detto anche parte della giunta comunale, stiamo raggiungendo grandi obiettivi. La realizzazione della piazzola è stata attualmente certificata, quindi 118 ha dato nulla osta al benestare di concerto con la regione per gli approdi degli elicotteri del 118, sia diurni che notturni, con gli ausili delle apparecchiature NVG per facilitare ovviamente il compito del pilota in fase di atterraggio in un sentiero che non è proprio favorevole. Quindi siamo molto molto soddisfatti, abbiamo un cronoprogramma che stiamo in un certo qual modo impostando, in modo tale che questa struttura diventi un caposaldo anche per eventuali punti di concentrazione, di emergenza per eventuali appunto maxi emergenze del territorio in area vasta ovviamente. Quindi questo potrebbe diventare un'area per la protezione civile anche? Beh, diciamo che potrebbe in un certo qual modo innescarsi una situazione, una triangolatura atta a garantire la ufficializzazione di questo sito, garantendo anche a delle altre forze all'interno del territorio, garantendo ovviamente a sua volta tutta la stabilità di controllo dell'area vasta.
quindi è un punto di partenza su cui ovviamente adesso non posso sbilanciarmi perché non dipende direttamente da me, ma abbiamo, come ho già anticipato, un cronoprogramma che verrà ben definito a settembre e portato avanti fino al raggiungimento degli obiettivi comuni. Bene, questa è una gran cosa per la nostra vallata. Certo, è molto importante perché noi sappiamo che il bacino d'utenza, anche se ristretto nei periodi invernali, il periodo estivo l'affluenza aumenta e, come è insito anche nel programma comunale, ovviamente dei vari assessori, dobbiamo credere in questa valle, cercare di ampliare quello che è anche il tessuto connettivo dell'unione delle società e dei centri che sono sempre ovviamente più non popolosi, perché la gente cerca di centralizzare sempre nelle città, per raccogliere questi ritorni che poi fanno parte di un paese allegro, certo, di qualcosa che resta nei cuori nostri e delle nostre famiglie. Ascolta, la festa sotto le stelle è arrivata a che anno? Allora, quest'anno saltando è partita la festa del 1995, un anno è stato saltato e se i conti non sono sbagliati è la 24esima edizione. Bel traguardo, direi. Direi di sì, io ovviamente non ho partecipato agli anni precedenti, sono entrato da 2 anni, faccio parte del direttivo come presidente, ne sono orgoglioso, devo dire veramente grazie ai collaboratori diretti, a mio vice Luciano e a Giampiero, che hanno fatto di questa festa un caposaldo. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Certo, noi abbiamo visto le serate scorse che siamo venuti a vedere la preparazione, un gruppo molto saldo. Sì, ovviamente io ho fatto questi 2 nomi perché sono onnipresenti. Certo. Naturalmente le 13 persone che compongono il direttivo a proprio modo, nei propri tempi, hanno distribuito il loro impegno in base alle proprie esperienze, perché naturalmente ognuno magari è più bravo a fare una cosa rispetto che un'altra e l'organizzazione insieme all'unisono ha raggiunto un obiettivo, secondo me, un traguardo molto importante. Bene, volevo chiederti un'altra cosa. Avete avuto difficoltà a preparare questa festa? C'è stato qualche intoppo? Sì, guarda, inizialmente pensavamo di gettare la spugna, come si suol dire in gergo. È stato un incontro di box vero e proprio, tra normative nuove che sono comunque sempre restrittive, non consentono la liberalizzazione di quelle che sono le aree di raccolta, di unione dei paesi, perché giustamente gli episodi del Piemonte e delle Marche hanno generato da parte ovviamente degli enti preposti un controllo maggiore, quindi restringendo un po' le norme, ampliando un po' quelle che sono le formule necessarie per garantire la sicurezza, e questo ha comportato veramente un grosso impegno. Ci siamo ovviamente avvalsi di tecnici, da ingegneri a geometri, per poter mettere tutto a norma. Oggi noi siamo, penso, uno dei pochi circoli che ha tutto a norma. Infatti abbiamo visto che stasera c'era anche il personale dell'antincendio, quindi direi che più di così non potrebbe andare. No. Diciamo grazie a tutti, grazie anche a voi perché siete sempre presenti e ci date un grosso apporto mediatico che è importante per cercare di creare questa coesione necessaria a mantenere viva veramente la passione, la volontà, il desiderio di trasmettere ai nostri figli ciò che oggi abbiamo costruito. Certo, e questa è una gran bella cosa, perché questa festa non fa parte solo della Valceno, perché arrivano persone da tutte le parti. Da tutte le parti, sì. Devo dire che poi questa sera l'affluenza è stata al top. Devo dire che è stata veramente una serata molto bella. E il tempo è fantastico, un clima unico. Benissimo. Quindi benissimo. Ce ne sono di posti poi da visitare in queste zone. Benissimo, Presidente. Grazie, grazie per il lavoro che fate, perché è una cosa veramente impegnativa. E non è da tutti fare una cosa così. Bene, ci vuole passione, volontà e costanza. E si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Presidente, però noi abbiamo saputo che ultimamente ci sono stati dei furti qua
nel campo dove si svolge questa festa. Cos'è successo? Purtroppo sì, fortunatamente non siamo una banca, sennò avrebbero portato via tanti soldi, però hanno rubato una affettatrice, un decespugliatore, qualche pentola, qualche scolapasta, insomma furtarelli che possono essere, diciamo, riconducibili a persone che magari sono venute qua sapendo che c'erano determinati oggetti che qui facevano comodo. E abbiamo ovviamente prontamente denunciato, il vicepresidente Luciano è prontamente corso dai carabinieri per denunciare la malefatta e l'abbiamo anche trasmessa a chiare lettere all'interno della popolazione di Pessola come monito, come segnale, perché sono cose che in un paesino così piccolo con 80 abitanti d'inverno e magari un migliaio d'estate, queste cose non dovrebbero succedere. Noi dovremmo tenere le porte aperte, questo si parla, parliamo di sicurezza e la sicurezza deve partire da queste piccole cose. Noi non possiamo essere schiavi di mettere un lucchetto a casa nostra quando desideriamo che casa nostra sia casa di tutti. No, questo è giusto ed è una cosa veramente ignobile quello che è stato fatto, perché un'associazione come la vostra che sta lavorando per il bene di tutta la comunità, queste cose non dovrebbero succedere. No, effettivamente non dovrebbero succedere, comunque noi stiamo pensando anche di strutturare qualcosa di più stabile per avere un controllo, una monitorizzazione un po' più attenta, ma anche come detto poc'anzi, è assurdo che a casa propria uno deve avere tutti questi accorgimenti in una realtà che è una realtà popolare, cioè okay. È una realtà aperta a tutti. Speriamo che non succeda più. Speriamo che non succeda più. Buona serata Presidente, grazie. Grazie ancora a voi, buona serata.